Ciao ragazzi, benvenuti a questo mio nuovo video. Questo video che sarà dedicato alla Italy Top Clash for Ladies. Vedete che oggi vi farò vedere il recap di questa seconda edizione della Italy Top Clash for Ladies. Vede ancora una sconfitta, purtroppo. A differenza dell'altra volta, fortunatamente non sono stati truffaldini i nostri avversari, erano semplicemente più forti perché avevano tanti TH12 più avanzati rispetto alle nostre ragazze, e quindi non è andata a finire a buon fine, anche se ci sono stati degli ottimi attacchi. Io vi farò vedere 10 attacchi e quindi 10 ragazze che sono state premiate con 1000 gemme. Questa edizione, che è stata leggermente diversa rispetto alla prima, anche nella sua formazione, perché rispetto all'altra volta che c'erano TH12 e TH11, questa volta sono stati aggiunti anche dei TH10 e dei TH9. Quindi niente, passiamo a vedere subito gli attacchi e le ragazze che sono state premiate. Prima ragazza e primo villaggio a essere stato premiato è Ross, che ha fatto un TH9, e l'attacco che volevo mostrarvi è quello che ha fatto l'80% sulla loro base numero 37. Vedete, TH9 contro TH9. E ha usato una formazione un pochettino particolare, se vogliamo, ovvero un gruppettino di streghe con i curatori negli angoli per aprirsi un pochettino la via, e poi la parte centrale dell'attacco era caratterizzata dal golem che faceva da tank, che è entrato in mezzo del villaggio, diciamo, subito utilizzando l'assalto e non bombaroli per aprire i muri, e dietro tutte le truppe con reali, eccetera, eccetera. Quindi ha utilizzato bene la fase iniziale dell'attacco, ha fatto bene la fase iniziale, e il golem ha tankato anche lui come doveva essere il caso. Ha fatto una buona veleno sulle sue truppe del castello nemico ed è riuscita a ottenere una buona percentuale. Forse l'unico errorino è stato il fatto di volersi portare una gelo e poi alla fine non utilizzarla perché non ha trovato l'occasione giusta o il momento giusto, per cui niente, è rimasta così in disuso e poteva essere utile per cercare di mantenere le truppe in vita un pochettino di più e quindi riuscire a trissare questo villaggio. Comunque, non è facile attaccare TH9 da TH9 e lei è riuscita a fare una buona percentuale e mi piaceva mostrarvi questo attacco. Quindi lei è stata la prima ragazza a essere stata premiata. Vi accelero anche le fasi finali, vedete che raggiunge l'80% e non va oltre. Seconda ragazza a essere premiata, e passiamo ai TH10, è stata Tania, che ha fatto un buon attacco sulla loro base numero 35, ed era quello che volevo mostrarvi, un buon 100% contro un TH10 non maxato, perché non ha inferno come potete vedere e non è neanche tutte le mura maxate, anche se un gruppettino ce l'ha questa fascia centrale. E ha utilizzato una specie di Jiwi Bo, se vogliamo chiamarla così, senza giganti. La parte dei giganti l'ha fatta in pratica il macchinario e i reali che sono stati schierati in fase centrale. I bocciatori vedete che sono stati messi in un gruppettino laterale con i vari curatori e il macchinario ha aperto la via per tutte le truppe centralmente. Ha messo una buona veleno sul suo castello, quindi non ha avuto grossi problemi e i giganti hanno tankato bene nella parte centrale. Il re era arrivato nella parte centrale del villaggio praticamente a full vita, quindi ha potuto distruggere ancora buona parte delle strutture nemiche. E la regina invece è rimasta un attimino indietro, ma è comunque stato non un problema, diciamo così, perché questo gruppettino di bocciatori qua è stato curato bene, è stato mantenuto bene in vita dai suoi curatori e anche in fase centrale aveva ancora un gruppettino di giganti e di streghe che hanno distrutto un po' di strutture. Quindi con la regina full vita, eccetera, è riuscita ad arrivare alla fine del villaggio e a trissarlo completamente. Quindi anche questo un bel attacco con delle truppe un pochettino particolari, magari che non si vede spesso con i TH10. E quindi mi è piaciuto portarvelo. Adesso vi accelero come sempre la parte finale perché ormai il grosso del replay e le parti importanti sono già state fatte.
Ecco qua. Re, la regina che sponda l'ultimo pezzettino di muro e riesce a distruggere anche l'ultima torre degli archi. Terza ragazza a essere premiata, ovvero anche secondo TH10, è Barbarossa, che ha fatto un buon 100% contro la loro base numero 30. TH10 contro TH10, questa volta un TH10 maxato, vedete bene che ha tutte le mura al massimo livello e anche tutte le sue strutture per il TH10 sono tutte al massimo. In questo caso lei ha utilizzato golem, bocciatori e streghe, ha messo un po' di gruppettini laterali per cercare di aprirsi bene la via e due golem a tankare davanti, macchinario che ha aperto il villaggio, diciamo così, in posizione centrale, e poi tutte le restanti truppe che hanno seguito il macchinario lungo la strada. Ha messo una buona gelo sull'inferno che aveva portato un po' di problemi distruggendo anche il macchinario, una buona veleno sul suo castello nemico e poi l'assalto centrale che così ha portato le truppe a distribuirsi bene all'interno del villaggio e a distruggere tutte le sue strutture principali, insomma, di come erano state organizzate. Vedete qua il re che avanza e distrugge anche l'inferno utilizzando una furia e un po' con l'aiuto dei bocciatori che l'hanno seguito, il golem che va avanti anche lui e dietro si porta qualche bocciatore e qualche cosa, e invece la parte sotto c'è la regina che cercherà di pulire tutte le strutture una volta sfondato il muro. Adesso vi accelero la parte finale perché siamo arrivati già al 50% del villaggio e sono rimaste ben poche strutture difensive. Vedete, qua la regina è quasi da sola, con un paio di bocciatori e qualche streghetta, comunque riesce a portare avanti il suo compito, dà ancora la sua abilità. Dall'altra parte c'è il golem che tanca bene, e anche se sono rimasti pochi bocciatori e poche streghe, loro non hanno problemi e quindi riescono a distruggere le strutture che ci sono. C'è la Tesla nell'angolino a fare lo scherzetto, ma vedrete che anche quello non sarà un problema, e quindi un altro 100% per questa ragazza Barbarossa, con un bel attacco direi. Quarta ragazza a essere premiata e terzo TH10 è stata Needle. Io volevo mostrare l'attacco che ha fatto sulla loro base numero 31, questo 92%, perché è stato un pochino particolare, se vogliamo, ovvero ha utilizzato nella parte iniziale una Queen Walk in cui ha fatto una buona pulizia delle strutture esterne e ha anche utilizzato bene le truppe di contorno per cercare di indirizzare la regina nel settore voluto. Poi è andata avanti con il macchinario e un gruppettino di maghi e re, e questo obiettivo era di distruggere il castello nemico e qualche altra struttura. Vedete bene che anche qui è riuscita bene nella fase successiva dell'attacco. La parte finale è stata un pochino sfortunata perché le Valchirie, quando le ha calate, si sono divise in due gruppi e quindi non è riuscita a sfruttare dovere le pozioni che gli erano rimaste, ovvero la cura, l'assalto, eccetera. Non sapeva bene quale gruppo curare, quale gruppo infuriare, eccetera. E quindi non è riuscita alla fine a portare a termine il 100% del villaggio. Però l'idea era buona e era anche una tattica simpatica, per cui mi sembrava un bel attacco da mostrarvi. Vedete qua, è rimasta solo con la regina che, con tutti i curatori che ancora l'hanno seguita fedelmente per quasi tutto l'arco dell'attacco, però non è riuscita poi alla fine a concludere e a fare il 100%. Si fermerà quindi al 92. Ecco qua. Anche per mancanza di tempo. Anche se probabilmente con l'inferno singola non sarebbe poi riuscita a compiere alla fine l'attacco finale e a trissare il villaggio. Passiamo ai TH11 e in questo caso vi voglio mostrare l'attacco che ha fatto Nata Devil, l'altra ragazza che è stata premiata insieme alle altre quattro che vi ho mostrato in precedenza. Un buon 81% sulla loro base numero 29. Lei in particolare in questo attacco ha usato giganti, bocciatori e streghe, e vedete bene che li ha schierati in linea dalla parte laterale del villaggio, la parte più esterna, con l'obiettivo di fare le tre stelle. È stata un pochettino sfortunata perché la presenza di questa miniera e questo arco in posizione laterale hanno fatto andare
buona parte delle truppe a fare il giro, insomma, e poche hanno seguito il carretto e la regina in fase centrale, in modo che le strutture che erano in mezzo al villaggio sono rimaste un po' troppe, soprattutto nella parte sinistra. Vedrete che alla fine dell'attacco la parte sinistra del villaggio sarà completamente inattaccata, quasi quasi. E invece il grosso delle truppe è andato appunto a seguire il re e i bocciatori e le streghe, sono andate tutte in posizione laterale e quindi hanno fatto tutta la pulizia laterale, non aiutando la regina e le truppe che erano contenute nel carretto. Quindi lei farà una buona pulizia comunque, un buon approccio iniziale con una Jiwibo TH11 contro TH11, che comunque sapete che non è mai facile riuscire a trissare e a scegliere la strategia perfetta, e comunque anche una buona percentuale, direi, alla fine, perché un 81% non è malvagia, direi, no? E voilà, parti finali. Vedete bene che non sono riusciti a trissare questa parte qua, come vi avevo detto durante il riassunto. Secondo TH11 a essere premiato è stato quello di Scricciolo. In questo caso particolare è stato anche premiato, diciamo, il coraggio, perché ha affrontato la loro base numero 12, che era abbastanza complicata essendo un TH12 e lei un TH11. Inoltre lei non è un TH11 maxato. Vedete bene che ha il sorvegliante il 10 e i reali sono quasi da TH10, regina il 35, re al 28, eccetera. Comunque con i draghi elettrici, anche se al 2, è riuscita a fare una buona fase iniziale, diciamo così. Vedete che con due draghi elettrici si è aperta la via negli angolini, ha messo il macchinario, il sorvegliante e restante parte delle truppe in posizione centrale, ha usato bene l'abilità del sorvegliante, di modo che quando si è attivata la Giga Tesla le sue mongolfiere sono sopravvissute bene, e quindi è riuscita a portare, con un pizzico di fortuna e un pizzico di coraggio, questo 50% su questo TH12 e a risparmiare quindi un attacco delle nostre ragazze TH12 più forti per aiutare un po' negli attacchi le basi un po' più basse. Vedete poi che la regina non è riuscita a fare molto, purtroppo, perché col mastino è stata un po' distratta. Comunque 50% e scopo raggiunto. Passiamo infine ai TH12, e il primo TH12 che è stato premiato è stato quello di Gaia, che ha fatto un buon 100%, in particolare nell'attacco che volevo mostrarvi, contro la base nemica numero 24. Ha utilizzato draghi elettrici e vedete che anche ha utilizzato, se vogliamo, un approccio un po' particolare che non si vede molto spesso, ovvero ha utilizzato due draghi elettrici all'inizio, nella fase iniziale, per fare un pochettino di pulizia delle strutture esterne, per poi andare avanti nella fase successiva dell'attacco con il macchinario in posizione laterale, seguito da re e regina. E il suo obiettivo era distruggere un po' queste strutture qua particolarmente pericolose, ovvero l'inferno maxata e le due torri stregone, anche loro belle altine, eccetera eccetera. Ha utilizzato bene una gelo e una furia per aiutare le mongolfiere a distruggere un po' le strutture nemiche, il re ha fatto la sua parte da lavoro, eccetera eccetera, anche la regina ha fatto il suo. E poi quindi con questa bella pulizia iniziale ha potuto schierare tutti i suoi draghi elettrici, tutte le sue mongolfiere in linea, e convinta e sicura che andassero in posizione centrale e non si disperdessero in giro. Mi sono impappinato a dire il vero, vabbè. Comunque, poi nelle fasi successive dell'attacco vedrete anche che questo gruppettino di draghi elettrici tornerà indietro. E quindi ha avuto un po' di sfortuna quando sono tornati indietro a distruggere questo accampamento. Però è stata fatta bene la fase iniziale dell'attacco, quindi non c'erano più le difese aeree a rompere le scatole ai draghi elettrici, e quindi con le truppe che gli erano rimaste è riuscita a trissare il villaggio e a concludere degnamente questo attacco, direi. Ecco qua che vi accelero come al solito le parti finali. Qua stregone e torre archi che non possono fare più niente, perché con tre draghi elettrici e un sorvegliante ancora a più di metà vita, direi che il 100% era scontato.
Come secondo attacco di TH12 e seconda ragazza premiata, vi mostro ancora un attacco di draghi elettrici. Sto parlando di Devastatrice, che ha fatto un buon 100% contro la loro base numero 25. Vedete invece che lei ha utilizzato, diciamo, più l'approccio usuale con le truppe, eccetera. Schierate tutti i draghi elettrici in linea, tutte le mongolfiere dietro i draghi elettrici, eccetera, eccetera. Ha leggermente modificato le truppe che si vedono, le pozioni che si vedono all'inizio, al solito, ovvero una furia in meno, una gelo in più e una velocità. Però, insomma, le fasi dell'attacco con i draghi elettrici sono sempre quelle, diciamo. Questo particolare villaggio non aveva un TH12 maxato, vedete che, se non sbaglio, è al secondo o al terzo livello. Quindi ha potuto utilizzare anche l'abilità del sorvegliante, diciamo abbastanza anticipatamente, di modo da poter risparmiare un po' la salute ai draghi elettrici quando è esploso il mastino e sono puntati tutti gli sgherrini lavici. Quindi ha risparmiato un po' la vita alle sue truppe. La regina non arriva a fine attacco, però vedete che ha ancora un buon gruppettino di draghi elettrici. Ormai buona parte del villaggio è andata e quindi riuscirà anche in questo caso a trissare il villaggio e a portare un buon 100% su questa base nemica. Anche poi quando le strutture in linea sono tutte in linea, i draghi elettrici sono abbastanza devastanti e nonostante qua all'angolino ci siano due torri archi e una torre stregone, vedete, drago elettrico full vita e niente, 100%. Voilà. Terzo TH12 e terza ragazza col TH12 a essere stata premiata è stata Carole Leo. E volevo mostrarvi, e questo vi rende anche un po' l'idea dei municipi nemici che hanno affrontato, l'attacco che ha fatto contro la loro base numero 5, un buon 72%. Vedete bene che questo è un TH12 praticamente maxato in tutto e per tutto, compreso di mura. E lei ha utilizzato una GW con delle proporzioni leggermente diverse rispetto al solito, ovvero tanti bocciatori e pochi giganti e streghe. Quindi una sorta di utilizzo quasi simile alle tattiche che avevo provato a portare io quando ero ancora TH11, eccetera. Quindi mi è piaciuto anche particolarmente, senza voler nulla togliere a tutti gli altri attacchi, questo attacco qua di Carole Leo. Vedete bene che è avanzata bene centralmente, ha utilizzato anche l'assalto in fase di anticipo, nonostante il macchinario fosse ancora intero e integro, ha utilizzato bene la gelo e quindi è riuscita a distruggere il municipio nemico. Forse ha utilizzato invece un attimino in ritardo l'abilità del sorvegliante, di modo che le sue truppe hanno subito un po' troppi danni dalla Giga Tesla. Comunque aveva tanti giganti, quindi hanno tankato bene davanti alla regina e davanti al re, eccetera, eccetera. Anche vedete che il re ha preso una posizione laterale ed essendo lui al 60 aveva ancora tanta vita. Quindi aveva ancora i reali con la loro abilità, si era ancora risparmiata una furia e quindi è riuscita a raggiungere una buona percentuale contro questo villaggio nemico particolarmente tosto, direi. Qua vi ho accelerato ormai le fasi finali. Vedrete che la regina torna full vita, invece la parte laterale con re e le streghe non avranno molta fortuna e quindi ad un certo punto, anche se la regina full vita, il tempo ormai non avrebbe aiutato, non sarebbe riuscita a trissare, quindi utilizzerà anche l'abilità della regina in anticipo per cercare di tirare giù un muro nemico e quindi sfondare e distruggere ancora qualche difesa e qualche struttura. E quindi arriva al 72% e voilà. Quindi un bel attacco contro questa base. Sarei stato un po' nel panico, direi, eh? Non so voi, ma io sì. Ultimo TH12 e ultima ragazza col TH12 a essere stata premiata è stata Lady Drag. Ultima ragazza, ma casualmente anche prima della lista, come potete vedere. E l'attacco che volevo mostrarvi è stato quello che ha fatto sulla loro base numero 22. Un bel attacco in lava lune, come ho avuto l'occasione di portarvi spesso, ormai. Ha usato, vedete, un dirigibile e un gruppettino di mongolfiere, quindi ha utilizzato la doppia clonazione e la furia in questo settore. E vedete ormai che sapete, anzi, che
che lo scopo di questa fase iniziale dell'attacco è distruggere le strutture nel settore candidato che hanno più strutture problematiche e anche il castello nemico possibilmente. In questo caso il castello nemico c'aveva solo il cucciolo insieme al mastino. Il mastino ovviamente non attacca le truppe aeree, quindi non è uscito. Seconda fase dell'attacco, come al solito, mastini e mongolfiere tutte in linea nei vari gruppettini. Qua vedete che poi lei avrà qualche problemino causato dalla tornado che svierà questo gruppo di mongolfiere e quindi non andranno subito sul municipio e sarà costretta a utilizzare anche l'abilità del sorvegliante un pochettino in anticipo e quindi anche a provocare un po' di danni alle sue mongolfiere. Però fortunatamente era avanzata bene per buona parte del villaggio, distruggendo tante strutture difensive e si era anche risparmiata Regina e Re Fulvita da poter utilizzare nell'ultimo settore e quindi diciamo che non è stato un grosso problema. Ha avuto questo scherzetto, ma è riuscita comunque ad affrontarlo nel migliore dei modi. Voi vedete anche che da questa fase uscirà fuori il mastino che distrarrà ulteriormente la regina, però insomma ormai era scontato che arrivasse il 100% a questa fase dell'attacco. Non ultimo c'era anche la Tesla e la caserma nell'angolino, ma comunque c'aveva ancora il re, eccetera, e quindi voilà, 100%, senza neanche utilizzare l'abilità della regina. Niente, siamo giunti a fine video, quindi complimenti a queste 10 ragazze per i loro belli 10 attacchi e per le 1000 gemme ricevute. Questa Italy Top Clash in questa seconda edizione, che vi ricordo, è sempre stata organizzata dalla Italy Top Clash, questa community elite italiana con tanti utenti esperti di Clash of Clans. Io vi lascio sempre in descrizione tutti i vari social, Discord, Telegram, Facebook e quant'altro. E vorrei sottolineare anche, mi ha detto Marco, che stanno aprendo un sito internet in questi giorni, quindi anche lì raccoglieranno tante informazioni interessanti con area riservata, eccetera, eccetera. Vedremo un po' come la struttureranno, sono sicuro che sarà anche quello un mezzo utile. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, quindi nel caso qualche like e qualche condivisione è ben gradito come al solito. E niente, per il resto vi dico come al solito, bye bye!